Chi mi conosce sa che non sono un particolare amante delle altcoin, però tra di esse, se si fa un'analisi accurata e si scartano quelle insulse appena nate o mosse solo da pump and dump, se ne possono trovare alcune che possono essere interessanti anche come investimento. E attenzione, parlo di investimento e non speculazione. Oggi, infatti, andiamo a vedere come fare analisi fondamentale, per quanto possibile, sulle economia dei token e delle varie cripto, andando a scegliere quello che potrebbe essere nel lungo periodo un progetto interessante da detenere in portafoglio. Come al solito, con l'ausilio delle mie fantastiche slide che vi lascio scaricabili in descrizione. Quindi anche oggi facciamo questa sorta di mini corso, ovviamente gratuito. Seguitemi perché abbiamo un bel po' di cose da dirci. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come si fa nel marasma di altcoin che ci sono a scegliere quella che può essere valutata come investimento e non solo come giochino speculativo, come scommessa per andare a trovare il pump di turno, che tra l'altro non è per niente l'approccio che mi piace. Oggi cercherò di trasmettervi quello che è il framework che io utilizzo per valutare quello che può essere il valore sottostante di una cripto, che essa sia una coin, un token, insomma una qualsiasi cripto che si può andare a trovare. Come al solito potete scaricare queste slide dal link che vi lascio in descrizione e sono, ripeto, totalmente gratuite. Partiamo subito. Allora, analisi fondamentale. Come sapete, nel mondo della finanza tradizionale ci sono certi parametri che vengono utilizzati per valutare la bontà di un'azione piuttosto che una commodity, un asset, secondo certe caratteristiche che bisogna cercare in qualche modo di trasformare in numeri, perché finché si parla di sì, è buono, mi sembra buono, mi sembra interessante o ha del potenziale, lascia assolutamente il tempo che trova. Servono dei numeri e serve un qualcosa che mi dica quale potrebbe essere il valore dell'asset. Oggi cerchiamo di applicare un framework di questo tipo al mondo delle cripto. Non è facile, ma ci proviamo. Cosa vuol dire fare analisi fondamentale? Allora, come abbiamo detto fino a pochi secondi fa, il significato è cercare di comprendere il modello che sostiene il valore, e attenzione a questa parola valore, di un token. Perché ho sottolineato la parola valore? Perché bisogna cercare di tirare via tutta quella componente data dalla speculazione, cosa molto complicata, me ne rendo conto, soprattutto in un mercato come le cripto, dove la speculazione regna sovrana. Sulle altcoin poi non parliamone. Se guardiamo il grafico del prezzo, notiamo molto spesso dei trend fortissimi, parabolici, seguiti poi magari da dei dump prolungati e così via. Ma purtroppo il valore reale di una coin o di un token spesso non è trasmesso dal suo grafico del prezzo, proprio perché l'hype, la speculazione, il diventare virale, la fase di mercato influenzano tantissimo il prezzo stesso. E quindi noi dobbiamo cercare di applicare un filtro che tira via tutta quella componente speculativa e ci lascia un modello che ci dice quale può essere il valore di questo token o coin nel tempo. Questo modello ovviamente va anche proiettato nel futuro, secondo alcuni parametri che poi andremo a vedere, ipotizzandone l'efficacia e la sostenibilità. Per modello io intendo banalmente un'analisi di ciò che io chiamo driver di domanda e driver di offerta. Quindi, senza star lì a fare delle astrazioni su questa blockchain mi piace, non mi piace, interessante, non è interessante, vedere che cos'è che concretamente porta domanda e offerta sul token stesso, proprio perché questi due parametri sono ciò che va a dare, a determinare il valore reale del token nel tempo. E adesso ovviamente andiamo a esplodere ognuno di questi due parametri in tutte le caratteristiche che vanno a comporli. Infine, sì, è interessante anche quell'analisi fondamentale che io chiamo, tra virgolette, di serie B,
perché secondo me non è assolutamente paragonabile come importanza all'analisi dei driver di domanda e offerta, ed è l'analisi di investitori, team, risultati conseguiti, insomma quella cosa un po' più astratta. Ecco, c'è l'analisi fondamentale astratta, che è il vedere che cosa fa, perché non è quantificabile, il vedere che cosa hanno fatto e che cosa vogliono fare, e quella concreta, che invece è vedere l'economia che c'è dietro al token. Ora cerchiamo di fare un passo alla volta e capire quali sono i parametri che possono andare a farci valutare meglio o peggio una coin rispetto ad un'altra. Il primo parametro è quello che io chiamo time on market, ovvero da quanto tempo, la domanda da farsi è questa: da quanto tempo quella coin, quel progetto esiste? Perché farsi questa domanda? Beh, perché, come vedete da questo grafico, maggiore è il tempo durante il quale il progetto esiste, è stato sul mercato, è stato anche scambiato anche dal punto di vista di pricing, e maggiore è l'affidabilità del modello che noi andremo ad applicare. Per quale motivo? Beh, perché banalmente innanzitutto abbiamo un minor rischio intrinseco del progetto, perché se è vivo da più tempo, se è durato tanto tempo, tanti anni, significa che di cose ne ha fatte, di risultati ne ha ottenuti, e soprattutto abbiamo dei dati per verificarlo. Ovvero, immaginatevi che la prossima settimana esce, c'è una nuova token sale di un qualcosa che ancora non esiste, ok? Cos'è? Pura speculazione. Immaginiamoci la cosa opposta, ovvero investire in una coin che esiste da 5 anni, che nel frattempo ha creato una blockchain sulla quale è stato costruito un certo ecosistema di DeFi che cuba al suo interno 50 miliardi di dollari, che ha certi volumi di scambio, certi sviluppatori e così via. Capite che abbiamo due antipodi, che non vuol dire che uno è giusto e uno è sbagliato, però sicuramente uno è investimento e uno è gambling. Anche qua c'è questa distinzione. Quindi maggiore il tempo sul mercato, minore il rischio e potenzialmente anche il rendimento, se vogliamo, perché le due cose spesso vanno a braccetto. Ovvero, investire in un progetto in fase iniziale, in fase di IO, di ICO, IFO, adesso ci sono tutte queste nuove token sale, offre una possibilità di profitto più alta, ma c'è meno probabilità di fare un buon profitto, perché c'è un'alta probabilità di prendere delle sole. Molto spesso e volentieri ci sono dei progetti che fanno la loro token sale, vengono stravalutati e poi magari per un anno non combinano niente, quindi il prezzo poi ne risente in maniera estremamente negativa. Se al contrario noi andiamo a seguire dei progetti che sono vivi da tanti anni, ottengono risultati, hanno una certa roadmap che rispettano puntualmente, fanno cose, i numeri sono dalla loro parte, quindi muovono volumi, muovono capitale, gestiscono capitale, allora lì abbiamo una componente di investimento maggiore, perché il progetto è più affidabile e valutabile. Più risultati concreti ottenuti e valutabili. Esattamente questa è la parola chiave, il fatto che noi abbiamo dei dati concreti, sappiamo che le cose sono state fatte e non verranno fatte, e possiamo valutare come sono state fatte. Questo è fondamentale. Inoltre, il time on market più lungo ci dà un pricing più chiaro da parte del mercato. Banalmente abbiamo un grafico più duraturo, con più storico, e questo ci aiuta a capire qual è l'andamento del suo prezzo. Cioè, banalmente, adesso lo vedremo tra poco, ma è un pump and dump, l'andamento è molto irregolare, il trend è fatto di sali scendi continui. Come sono i volumi nel tempo? Sono costanti? Ci sono dei picchi seguiti da fasi di crollo? Ecco, ci fa capire meglio il mercato. Qua stiamo parlando di mercato, di prezzo, non di risultati ottenuti dal progetto stesso, che è il punto di prima. Ci fa capire il mercato come ha trattato questo token, questa coin, negli anni. Ci aiuta a capire quindi anche dei livelli chiave, dei livelli magari più interessanti su cui seguirlo e così via. E quindi abbiamo di nuovo più dati sui quali andare a pianificare degli eventuali ingressi per abbassare anche il prezzo medio di carico, se vogliamo andare a investire. Quindi investire
in una fase iniziale di token sale o poco dopo, con un grafico appena nato, con pochi risultati e tante promesse, siamo in una fase di gambling, di scommessa. Se andiamo a investire su un progetto che ha tanto tempo e esiste, ha creato cose, ha ottenuto risultati e il mercato lo ha apprezzato nel corso degli anni, allora quello è più sul lato investimento. Questo è il bianco e il nero, in mezzo c'è tutto uno spettro ovviamente di colori. Un'altra analisi fondamentale da fare è la cosiddetta analisi settoriale, per capire un po' più dall'alto quanto ci può azzeccare, quanto ci azzecca, o meglio, il progetto nell'ecosistema che lo circonda. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo capire innanzitutto a che settore appartiene questo progetto: DeFi, exchange, blockchain, supply chain, altre robe. Ecco, bisogna capire innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Da quel punto lì poi dobbiamo andare a capire questo settore al quale appartiene, se può essere un trend, e qui parliamo più di breve termine però, perché sapete che nelle cripto i trend vanno e vengono rapidamente e influenzano tantissimo il prezzo, e invece abbiamo l'utilità futura anche. Quindi immaginarci, vi faccio un esempio concreto: io penso che il settore del gaming su blockchain sarà un qualcosa di estremamente utile in futuro. Ci sono stati dei periodi in cui è andato in trend, magari un po' lo è anche adesso, quando ci sono stati gli NFT in particolare, ma sono sicuro che, cioè sono sicuro no, ma mi sento con buona probabilità che in futuro questo sarà un settore florido. E quindi se vedo un progetto con magari, ripeto, un po' di storico e così via, come abbiamo detto prima, nel mondo del gaming che ha il suo perché, può essere interessante investirci. Questa è un'analisi dell'utilità futura. Analisi dei trend in corso, esempio adesso, sempre per fare esempi concreti, le blockchain alternative. C'è stato il problema già da un po' in realtà, adesso forse è già quasi, no, tardi no, però è già avanzato come trend, perché c'è stato il problema delle fee di Ethereum, le fee molto alte che impediscono l'utilizzo di Ethereum da parte del retail medio, e quindi cerca alternative. Chi ha offerto per primo alternative, Binance Smart Chain, Solana, eccetera, eccetera, Phantom e così via, ha ottenuto un enorme successo, e questo è un trend. Questo è il breve termine, perché? Perché comunque è una fase che è destinata a non durare, quella del problema delle gas fee di Ethereum, e comunque anche quella della FOMO verso le blockchain alternative. Non dico che le altre blockchain moriranno, attenzione, questo non vuole assolutamente dire, ma un trend così forte sicuramente non è un trend di lungo termine, spero che sia chiaro. Mentre il discorso dell'utilità futura è un discorso che va più in là del semplice trend del momento e guarda a un orizzonte temporale più lungo. Io ho parlato di breve e medio termine e non di lungo termine. Come mai? Perché per breve termine intendo qualche mese, per medio termine intendo magari un paio d'anni, 2-3 anni, quello che può essere. Lungo termine potevo immaginare 5 più anni. Ed è pressoché impossibile analizzare sul lungo termine, cioè siamo onesti con noi stessi. Come si fa a pensare a come sarà il mondo delle cripto tra 5 anni con la velocità di cambiamento che c'è stata adesso? Cioè pensate a com'era 5 anni fa e guardate adesso e siate sinceri, non era assolutamente possibile andare a prevedere, ma neanche a immaginare quello che sarebbe successo, e quindi non ha senso cercare di proiettarsi troppo in avanti. Rimaniamo laddove ci possiamo permettere di farlo senza arrogarci il diritto di voler prevedere il futuro. Questo è importantissimo. Analisi del prezzo storico. Ecco, qua è quella cosa che volevo approfondire, che vi ho accennato poco fa, del discorso, quando abbiamo parlato del discorso del time on market, abbiamo detto che ci aiuta il tempo di vita, di longevità di questo progetto, della coin, perché abbiamo un maggior storico, ma non stiamo parlando di trading in questo caso, quindi a cosa ci interessa il prezzo storico? Perché lo vogliamo vedere? Per vedere quello che è l'andamento del lo stesso.
O meglio, se abbiamo un andamento organico del prezzo storico, il che significa di avere un trend che bene o male viene sempre rispettato, quello è il massimo, ok? Non si può chiedere di meglio. Non accade quasi mai, proprio perché c'è una componente speculativa importante. Se abbiamo dei pump and dump alla Dogecoin, per capirci, o dei trend eccessivamente rapidi, come c'è stato il pump, ad esempio, di Ripple in passato, quei movimenti parabolici a rialzo che poi ai quali poi seguono dei momenti di dump molto prolungati tendenzialmente, allora è male. Ovviamente anche in questo caso abbiamo tutto uno spettro di colori tra questi due, questo bianco e questo nero. Pump and dump è il peggio, andamento organico, immaginatevi una linea retta crescente, è il massimo, non esisterà mai chiaramente. Perché i pump and dump sono male, o comunque quelle formazioni puntiformi con i trend troppo rapidi non sono bene? Perché creano i cosiddetti bag holders. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcuno acquista in zona dei massimi, poi quel qualcuno finisce con una posizione in perdita quando inizia la fase calante. E che cosa fa? Le scelte sono due: o vende subito e quindi compartecipa all'inizio della fase calante, oppure dice vabbè, io me la tengo e vediamo cosa succede, prima o poi salirà, poi non risale e magari al primo rimbalzino verde che fa lui vende comunque in perdita, il classico bag holder. E quindi cosa accade? Accade che si crea della pressione in vendita, della selling pressure, e questo crea tendenzialmente un esubero di offerta, crea tanti venditori che non appena appunto qualche compratore, la domanda magari si fa un po' sentire, loro assorbono e sopprimono il movimento, rendendo più difficile la creazione di un trend crescente organico. Questo è il motivo per cui i grafici con troppi strappi, con troppi movimenti puntiformi, io li chiamo così, tendo ad evitarli come investimento, proprio per questa ragione, perché tendenzialmente ci mettono del tempo a riprendersi. Questo non vuol dire che sono da cancellare a vita, vuol dire che nel momento in cui arriviamo da una fase di pump magari parabolico, di certo non è il momento migliore per andare a cercare l'allocazione o l'investimento su quella moneta lì, al di là del suo valore sottostante, ok? Poi procediamo. Un'altra analisi molto importante, rimanendo sempre affini forse al discorso della settorialità, è l'analisi dei cosiddetti, io li chiamo allies and competitors. Cosa vuol dire questa unione di due termini opposti? Ma banalmente, perché parlare di competitor a me fa quasi ridere. Infatti io quando leggo Ethereum killers a me una risata scappa sempre, perché è veramente un termine fuori luogo, secondo me fa proprio ridere, perché di fatto pensare che qualche blockchain, qualche cripto possa prendersi tutto il mercato di un'altra, secondo me è un pensiero estremo che non ha senso immaginarsi. Cioè, il settore delle blockchain alternative non va visto come Ethereum killer, va visto come un settore che aiuta Ethereum, che aiuta il mondo delle blockchain. Perché? Perché promuove l'innovazione, promuove il fatto di andare a muoversi in avanti, a risolvere i problemi da parte di Ethereum. Ognuno di queste blockchain alternative va a proporre la sua visione, e quindi non ce ne sarà una sola che si prende tutto e le altre destinate a morire, ma sarà molto più facile che vivano tutte insieme. La selezione naturale poi farà il suo corso, ovviamente non è che se ce n'è 100.000 tutte 100.000 avranno successo, ma se una blockchain alternativa nasce e ha ragione di esistere, quindi supera l'analisi fondamentale, allora è molto più probabile che cresca insieme a tutto il resto del settore, non che se lo porti via. Perché il mercato è grande, ce n'è veramente per tutti ancora, è estremamente crescente, e quindi non è giusto dire che il successo di un progetto porta via qualcosa agli altri. Anzi, se un progetto ha successo e un altro dello stesso settore pure e un altro anche, questo diventa un settore di tendenza, e se ne nasce un altro di nuovo è molto più probabile che vada a far successo insieme ad essi, quindi a creare delle aree di boom, di trend. E quindi andare a esaminare in definitiva il successo, il fallimento di colleghi
esempio le blockchain alternative, esempio la DeFi, esempio il settore NFT e così via, può aiutare a capire se un progetto nascente o magari ancora meno affermato, se ha tutti i presupposti che abbiamo visto prima e andremo a vedere tra poco, comunque appunto passa questi test, allora può essere interessante ragionare su un investimento, ok? Quindi non pensare a the winner takes it all, come si suol dire, ma pensare di più ad aree di interesse nelle quali c'è posto per tutti e quindi anche per nuovi progetti in sviluppo. Questa è la parte più importante, non so perché l'ho lasciata per ultima, forse per, non lo so, per dargli più peso, più tempo, più sacralità. La tokenomics, questi erano quei parametri quantificabili di cui abbiamo parlato all'inizio, che fanno da driver di domanda e offerta. Ok, partiamo dal driver di domanda. Cosa può essere? Cosa sostiene la domanda per quel token? Allora, in realtà qui ho qualche esempio dopo che andiamo a vedere, ma la risposta può essere variabile, cioè gli use cases innanzitutto, quindi a che cosa serve, cioè serve a qualcosa, l'incentivo magari a vincolare, poi può esserci il rendimento che ti dà la detenzione di quel token, quindi non ti viene voglia di venderlo, la proiezione di valore futura, chiaramente è sempre un driver di domanda, quasi tendente alla speculazione, tutti questi fattori qui. Dall'altra parte c'è l'offerta. Che cos'è l'offerta? Banalmente la supply, quindi quanti token esistono, quanta inflazione c'è nei token, quindi anche queste sono tutte cose misurabili, quanti ne vengono creati ogni anno, ogni mese, se siamo agli inizi, quando vengono sbloccati quelli che sono stati venduti nelle vendite private, che vanno a inondare comunque il mercato, tutti parametri molto importanti. E le riduzioni dell'offerta dati dai burn, quindi le distruzioni dei token, i buyback, il team che ricompra i token per tenerne alto il valore, qualsiasi vincolo che esclude, che toglie liquidità al mercato, è una riduzione dell'offerta. Quindi abbiamo inflazione e riduzione come i due contrappesi dalle due parti dell'offerta, uno la aumenta e uno la riduce. Maggiore è l'offerta e minore è la domanda, minore è il valore e viceversa. Poi le tokenomics, per valutarle in maniera oggettiva, sono da confrontare con i colleghi. Quindi io ho una blockchain alternativa con una certa tokenomics. Bene, andiamo a vedere quelle le sue colleghe come ce l'hanno, se hanno delle similitudini, se al contrario si sono mosse in modo diverso e se ha funzionato oppure no. Vi faccio un esempio stupido, ma che io ho utilizzato un po' di tempo fa con successo. Il token FTT, ok? Io avevo visto un annetto fa circa, quando vi avevo anche fatto il video, tra l'altro, avevo guardato l'esempio di BNB, il classico exchange token che ha avuto un successo spaziale. Ho detto, caspita, c'è FTT, che è un token che ha una tokenomics molto simile, perché fanno i burn, c'è l'incentivo alla domanda dato dalla riduzione delle fee, dall'aumento del referral, dallo staking, da tantissime altre cose, cioè la detenzione di FTT dà tanti vantaggi, così come li dà la detenzione di BNB. E quindi questa era una cosa molto simile. Lato offerta, ve l'ho detto, c'era il burn anche lì costante, quindi una supply deflazionistica, e questo combinato con il potenziale successo dell'exchange era quasi un no-brainer, una sure bet, come si suol dire, cioè una cosa garantita, ovviamente se l'exchange avesse avuto successo. Questo per farvi capire che la tokenomics è importante e fare un confronto con quelle sì può aiutare veramente tanto, soprattutto nel mondo DeFi e nel mondo degli exchange token. Io se lo sapete, cioè se mi seguite lo sapete, io investo praticamente solo in queste due categorie ultimamente, nelle altcoin, ma per una sola ragione, cioè la ragione è che è facile andare ad analizzare le tokenomics, quindi è facile capire quanti token vengono creati, quanti ne vengono distrutti, quanti ne vengono vincolati, proprio perché la DeFi permette, con delle query che si possono fare on chain, e ci sono delle piattaforme come Dune Analytics e simili che ci dicono in tempo reale l'andamento stesso delle piattaforme DeFi, cioè quante fee generano, quanto utile generano,
girano, quanti volumi muovono, e quello ci fa veramente capire il valore intrinseco della piattaforma stessa e di conseguenza del token. È quanto di più vicino, anzi io mi permetto addirittura di dire, è più efficiente dell'analisi fondamentale che si tende a fare magari sui mercati tradizionali. Perché un'analisi fondamentale sui mercati tradizionali è anche falsificabile volendo e insomma è passibile di tante interpretazioni. Un'analisi fondamentale su un protocollo DeFi con i numeri on-chain alla mano, quello è, non ci puoi tanto girare intorno. E quindi questo è veramente fondamentale per fare un confronto. Magari sarebbe interessante fare dei casi studio, se vi interessa ditemelo, così magari analizziamo qualche piattaforma di DeFi e andiamo a snocciolare quei numeri. Non l'ho fatto oggi, sennò avrei raddoppiato la lunghezza del video. E ve l'ho detto, semplicità di valutazione, non andatevi a impelagare a investire in progetti di cui non capite il valore del token. Io faccio sempre due esempi per capire il contrasto, cioè da un lato abbiamo la DeFi e gli exchange token dove è tutto chiaro, cioè noi sappiamo domanda e offerta, sappiamo la supply dei token, quanti ne vengono bruciati perché sono in base ai profitti dell'exchange, l'exchange sappiamo quanti volumi muove, quindi sappiamo bene o male che profitti fa. La DeFi è tutto scritto on chain, quanto muove, quante sono le sue fee, quale è il movimento, la liquidità gestita, eccetera eccetera, quanti token sono messi in staking, quanti sono vincolati e così via. Quindi conosciamo molto bene tutti i numeri. Al contrario, io prendo un progetto come può essere BAT, Basic Attention Token, che è interessante il progetto di per sé, Brave e tutto quanto, ma il token è insulso, cioè non ha valore, non capisco che senso ha. Cioè, banalmente, è lì, potrebbe esserci Bitcoin, Ether, USDT, qualsiasi altro token, non cambierebbe nulla. E quindi questo lato tokenomics mi toglie tutta la ragione di esistere per quel token lì. Spero di essere stato chiaro. Esempi, allora, questi li abbiamo già detti, in realtà però risottolineiamoli perché sono importanti. Benefit di detenzione dei token, ve l'ho detto, esempio l'exchange coin, esempio per, non lo so, sushi, che lo puoi vincolare e ottenere X sushi e quindi ottenere una rendita maggiore, ottieni una parte delle fee di tutta la piattaforma. Questo è un benefit che ti incentiva a vincolare il token, a portare via dell'offerta, a renderlo meno liquido e in più aumenta la domanda perché appunto c'è la volontà di farlo. Più il successo della piattaforma è alto, più uno vuole comunque esserne partecipe. I periodi di lock, quindi è importante sapere il lock delle vendite iniziali, quindi prima che sbarchino sul mercato e lo inondino, i lock dello staking, i lock su Curve, c'è il lock di 4 anni ad esempio, per chi vuole andare a vedere quanti si può andare a vedere quanti CRV sono stati lockati per 4 anni, maggiore è quel numero minore è la liquidità, è banale come cosa. I burn periodici, che anche quelli sono delle sottrazioni dall'offerta, lo staking, più è alta la percentuale in staking, minore è l'offerta, anche lì è una corrispondenza quasi diretta. E infine inflazione e diluizione, quanti ne vengono messi sul mercato? Vi faccio un altro esempio perché gli esempi concreti sono meglio di mille parole. Mi sto dilungando un po' troppo, ma spero ne valga la pena. Prendiamo l'esempio di Cake, ok? Che dà un rendimento elevatissimo. Abbiamo un APY quasi, cos'è, dell'80%, 80-100%. E uno dice, beh, caspita, cioè vengono erogati così tanti Cake ogni anno? Cioè è un'inflazione pura, è diluitissimo come mercato. È vero, però considerate che ci sono anche tantissimi incentivi di vincolo e di burn. Cioè dall'altra parte noi abbiamo anche la distruzione di tantissimi token Cake. E quindi queste due cose si vanno a controbilanciare e lo rendono interessante dal punto di vista del valore. Quindi se una coin ha una percentuale di staking altissima, il 40% di APY sullo staking, e poi non c'è nessun incentivo, cioè non c'è nessuna distruzione dell'offerta, ma c'è solo un'inondazione del 40% annuo, questa coin può essere uno specchietto per le allodole, perché uno dice wow, 40% annuo, bellissimo, però poi nel lungo tempo
non avrà mai valore, cioè se continui a inondare il mercato di tokens. È chiara questa cosa, cioè è importantissimo capirlo. Quindi bisogna capire quanto è liquido, quanta domanda e offerta c'è dietro a un particolare modello economico di una coin o di un token. L'ultima parte, qui vado veloce perché è veramente quasi rasente l'insulso, però ve lo dico lo stesso, l'analisi del team, che anche qui è estremamente falsificabile, è difficile capire l'onestà intellettuale di un team e quindi l'ho messa per ultima, ma comunque si può andare a vedere i risultati già conseguiti su altri progetti a cui hanno lavorato, l'esperienza del team nel settore, cioè se c'è una piattaforma di DeFi e dietro c'è, non lo so, Andre Krogne, gli sviluppatori che hanno lavorato su Yearn Finance, eccetera, eccetera, sicuramente è un plus. Presenza social del team e riconoscimento della community, quanto è trasparente la community e quanto parla dello sviluppo anziché solo del prezzo. Se parlano solo del prezzo, di certo non è una cosa sana. Continuità nello sviluppo del progetto, vedi GitHub per vedere insomma che siano comunque continui appunto nell'aggiornarlo e lo stiano portando avanti e non è una cosa morta lì. Quindi, per completare questo quadro e riassumerlo in quattro punti cardine, cioè le quattro cose da ricordare sono che, prima cosa, la bontà del progetto è diversa dal valore del token, perché vi ho fatto l'esempio di BAT, ci può essere dietro un progetto splendido, ma un token inutile, cioè magari il token è stato fatto soltanto per spillare soldi a chi lo compra in una vendita iniziale, solo per sfruttare la FOMO dietro al progetto stesso, ma poi appunto rimane un qualcosa fine a se stesso. Bisogna evitare come la peste, perché stiamo parlando di investimento qua, non di gambling, non di speculazione, i token e le coin mosse solo da quello, perché altrimenti, ve l'ho detto, diventa gambling, non è investimento. Se si vuole andare a trovare il pump di turno, non stiamo investendo, stiamo giocando, ecco, e sono soldi che buttereste via, sono da considerare persi, mentre l'investimento uno è disposto anche a metterci un certo capitale, non i 100 euro da buttare via, ecco. ICO e dintorni, quindi tutte le coin neolistate, le coin che fanno la vendita iniziale e così via, che spesso mi chiedete, ma tu la compreresti quella coin che listano domani su Binance, cosa dici, la compriamo o no? È una scommessa, tutto lì, perché non sai nulla, sai soltanto quelle che sono le proiezioni future, hai la roadmap, hai degli obiettivi, hai tante belle cose, ma zero o quasi risultati, quindi non stai investendo, stai scommettendo sul futuro. Le altcoin sono tante, ma tantissime, e quindi non stare a impazzire dietro a quell'altcoin a cui ti sei affezionato, ma magari alla luce di quanto detto oggi capisci che non ha una tokenomics efficace oppure pecca in altre cose. Scegli con cura le altcoin su cui investire, piuttosto lasciale fuori, perché ripeto, si parla di investimento. Investimento vuol dire avere un orizzonte temporale, non dall'oggi all'un mese, perché quello è speculare, quello è giocare e non investire. Quindi, evitando tutta quella parte di pump, di FOMO e così via, noi dobbiamo andare a scegliere quella coin che ci dice che ha le tokenomics buone, ha un progetto buono, è sostenibile nel tempo, ha già ottenuto risultati, eccetera, 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 e allora magari ci allochiamo un po' di portafoglio. Nell'investimento la cautela premia di più della FOMO, quindi un po' di ricerca in più, un po' di risultati in più, sicuramente premiano. Questo è quanto. Mi sono dilungato, non so neanche quanto, ma sicuramente troppo, ma se siete arrivati fin qui, io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che apprezziate sempre queste mini lezioni, ecco, che io vi condivido gratuitamente molto molto volentieri. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.